I made all of this introduction of the place in God, of God and the place of theology and the place of faith and the place of doubt, to ask, what is the role of this God, whatever this God is? Is it a fantasy or is it real? We have no idea. Maybe it is this and maybe it is that. We believe and we doubt. We have no idea. But what's the role of this world which is behind me? What does that mean to me? To me as a state or to me as a human being? Now, when you see the manifestations of faith in political life, it's very malicious. So much blood was shed on behalf of this love of God. So I'm not at all sure that this is the kind of faith and the kind of God or the kind of transcendental entity I'm looking for. So what am I looking for? I'm looking for something which, if you read the Bible the way I believe the Bible should be read, the Bible echoes my predecessor's lecture. In the Bible, the place of God or the role of God is to humble the king. We are frightened from kings. We are concerned about the omnipotent power given to the kingdom and to the state and to the ruler. And we have nothing to balance the tyranny of the king, nothing to counter the omnipotent abilities and therefore uncontrolled and therefore sometimes very corrupted exercise of power by kings. What will balance kings? What will balance human kingdom? What will counter unfair, unjust human reign and human regimes? This is the world behind me, to tell the human, listen, since you don't know, since you use only 5% of your brain capacity, since you know maybe 2% of the universe, since you have no idea what is behind you, what is beyond you, since doubt is there, be careful, be humble, be humiliated. And the role of the world which is beyond me, whether it exists, or I doubt whether it is exists, but the fact that there is something, there's so much of universe beyond me, beyond my understanding, beyond my comprehension, beyond my very existence, physical and intellectual, I have to be very careful because maybe I make mistakes. And then it brings me to the role of the, at least in Judaism and Christianity, maybe in Islam as well, of the role of the human in my universe. I have no idea where is this God. I'm not a rabbi. I'm not an ayatollah. I'm not a prophet. I have no idea where he lives. Maybe he lives here. It's a beautiful place. So, I mean, it looks like a shrine here. But I went through the rooms. I didn't meet him recently. So where is God? Where is God in my faith? The only place in which God was defined in my faith is in the image of the other. The human was created in the image of God. So if I'll take all the images, the image in you and the image in you and the image in you and the image in all of us, 7 billion images, and I put them all together, humanity is the reflection of divinity. And therefore the respect of the other and the acceptance of the other, not just in a democratic, egalitarian way, in the deepest human, in the deepest human pluralistic acceptance, when I accept all the others, eventually maybe I see the reflection of the Creator. So the only place in which the Creator exists is in the face and in the existence of the other, and at the same time, this is the source of authority which humbles me on behalf of this fantasy, to say, don't do mistakes against the other. The other human being cannot be your enemy, only your partner. Levinas. Okay, Levinas.
C'era l'eco di Levinas nelle ultime battute, Emanuele Levinas. E Daniel Pipes, ancora una nota, una risposta a una domanda, prego. À propos de ce que vous avez écouté, une note ou deux, ou bien si vous... Moi, je parle plus personnel. Alors, nous disons encore, si vous avez une hypothèse sur l'avenir de l'Amérique. Peut-être à l'avenir de l'Europe. De l'Europe, ok. Allora, la domanda che stiamo facendo a lui, che è un protagonista della politica e della cultura americana, è questa. Ha un'ipotesi, no? C'è qualche ipotesi, no, da parte sua intorno all'avvenire dell'Europa. Thank you. Tra l'altro non mi ero accorto che parla perfettamente francese, parla francese perfettamente, quindi avremmo potuto in questi due giorni conversare a lungo. Vabbè. Allora prego. Va bene. I am neither a European nor a specialist on Europe, but as a student of Islam, Middle East, I think I have something to offer. The European continent suffers from three problems. One is low birth rates. Two is low, I shouldn't say suffers from, has three characteristics. One is low birth rates. Two is low religious engagement. And three is cultural self-doubt, a lack of confidence that one's own culture is worthy. One just recall the enormous reaction to Prime Minister Berlusconi's comments that Western civilization is best a few years ago, and how he had to defend himself from attacks. As a result of these and other factors, there is a substantial immigration to Europe, and in particular, a substantial Muslim immigration to Europe. And what is so striking is how, from an outsider's perspective, not a European, not a Muslim, that the interface between old Europe and new immigrants is so volatile. And I think there are three possibilities for this very, very important relationship that I think will determine the future of this continent. The first is that everything will work out, that there will be a middle road, there will be integration, there will be acceptance, and although things are difficult in the initial stages, they will succeed eventually to find an accommodation. This is, by the way, the default view of European elites, political, cultural, journalistic, academic, that things will work out. Or to use the British expression, things will muddle through. I don't believe that's the case. I think that trends both on the European side and the Muslim side suggest more difference and difficulty with each passing year. And the chances of such integration and assimilation and resolution diminish as time goes on, which leaves two other possibilities, neither of them attractive. The first is what's called Eurabia and was cited earlier today. The extrapolation of trends of the past 50 years, if one looks at the growth of Muslim populations and the push for Islamic law,
and the, you know, as has been mentioned already today, the special place of Muhammad and so forth. If one goes from, say, 1956 and the Treaty of Rome and the first German agreement with Turkey for the Gastarbeitern, one sees from then to now a huge change. And if one looks at the next 50 years as an extension of the last 50 years, then one can imagine Eurabia, namely a Europe that's dominated by Islamic law, Muslim populations, and so forth. Immigration continues, population of old stock Europeans declines, and so forth. And we can also note that there are substantial numbers of, especially Dutch, but also others who are leaving Europe, for Australia, for the United States, Canada, elsewhere, further accentuating these trends. But there's a third possibility, which does not get much attention, but which I think is also very real, and that is that Europeans will say, enough, basta, we don't want to change. We want to be who we've been for the last millennium or more. And that would lead, and there are clear signs of that. Norway, Austria, and Switzerland all have political parties that are essentially saying this, that are now almost one-third of the electorate and growing. There are representations of this point of view in many other countries. The Liga Nord would be the best example in Italy, saying, no, we don't want. We want to stay who we are. We don't want this. And that could lead to many different consequences. It could lead to legal changes, educational changes, demographic changes. It could lead to violence. It could lead to deportation. There are many, many signs that, that at non-elite levels, Europeans saying, we don't like this. So I don't know which will be. I can say that from a non-European perspective, I think this is huge. I think it is what we call the elephant in the room. It's something so big that it doesn't get discussed. I think that it has enormous consequences, not just for Europe itself, but for the outside world. I'm a historian, and from my perspective, this small part of the world, Europe is 7% of global land mass. Europe was the driving force, the motor force of history for five centuries, from Henry the Navigator in 1450 to the end of World War II in 1950, roughly speaking. It's no longer the motor force for the world, but still a very, very important part of the world. And I think we have the prospect of, you know, deep and difficult changes. Or to put it from an American perspective, Europe, which has always seen great violence, has been stable for the last 60 years due to Pax Americana. But that Pax Americana concerned the Soviet Union and potential other external threats, does not concern this kind of internal change, and will be no help for that. And I see this Pax Americana ending, and new things are happening that, you know, NATO cannot deal with. So I think this is one of the biggest developments in the world today, but one that gets little attention because, as I said at the beginning, the default view of European elites is that everything will work out, nothing to worry about, just small problems at the margin. I don't think so. Grazie. Grazie. Merci. Allora, quindi noi abbiamo tre artisti, no? La mostra Bulgaria-Italia.
Dora Boneva, che abbiamo sentito. Poi c'è Rumen Racef. Dov'è Rumen Racef? Giusto per salutarlo. Va bene, vediamo. Lo saluteremo poi alla mostra. E invece c'è il fotografo Ivo Avdibishev, che ha ascoltato tutto, ha preso tanti appunti tutto il tempo, no? Sempre attentissimo qui davanti. E ha fatto anche qualche fotografia, poche fotografie, no? E quindi poi avremo, vediamo anche la sua mostra. Eh? Vediamo poi anche la sua mostra. Ok, bene. Bene. Sergio Cassandrelli, una breve comunicazione, brevissima, 3 minuti. 3 minuti da. Perfetto. Come vede sono 2 foglietti piccoli, so che il tempo è tiranno, quindi se resto dentro di 3 minuti penso che me ne sarete tutti grati. Parliamo un po' male della democrazia, diciamo che come è stato detto da persone autorevole, tutto sommato è il sistema sociale peggiore che esista a patto di escludere tutti gli altri. Pertanto ho messo insieme 4, chiamiamole così, 4 flash, non voglio neanche chiamarli racconti, 4 flash giusto per mettere in evidenza alcuni paradossi che possono derivare da quello che noi chiamiamo democrazia. Il primo si intitola Giocare a palla democraticamente. I ragazzi di una scuola decidono di scegliere l'attività sportiva per mezzo di democratiche votazioni. 100 votano calcio, 99 votano basket. E si farà quello che ha deciso la maggioranza. C'è qualcuno che può dichiararsi contrario. Pertanto giocheranno a calcio tutti e sempre. Giudicate voi se è accettabile. Punto 2. Come vincere democraticamente avendo meno voti. Il partito di opposizione era disperato. Non solo aveva perso malamente le ultime elezioni, ma tutti i sondaggi parlavano di un peggioramento delle posizioni. La democrazia era in pericolo, secondo loro. «Guarda», disse il leader del partito al coordinatore, «non sarò eletto neppure nel mio collegio. Noi abbiamo 100 voti e loro 1000. Non abbiamo speranza». «Vediamo un po'», disse il coordinatore con fare sornione. «Invece, secondo me, c'è spazio per mandare in Parlamento 9 senatori nostri e 1 dei loro. Basta dividere il collegio in 10 nuovi collegi,
studiati in modo tale che in 9 noi otteniamo 10 voti e loro 1, e in 1 loro ottengono 991 voti e noi 10. Quindi loro ottengono il loro senatore, ma noi 9, e tu sei salvo. Basta trovare una scusa buona per dividere il collegio come vogliamo noi. I dati li abbiamo. Basta un piccolo emendamento alla legge elettorale. È geniale, ci penso io. Domani è l'ultimo giorno utile per approvare la legge sul colore dei bottoni delle maglie dei pescatori di Gallipoli. Ci sarà ostruzionismo e molta confusione, vista l'evidente valenza politica dell'argomento, ma la legge deve essere approvata in tempo, altrimenti la Comunità Europea ci sanziona. E io allora, zitto zitto, piano piano, aggiungerò al testo il nostro emendamento, piccolo piccolo, e la democrazia sarà salva. Il terzo si chiama dogma democratico. Nel 1849, a seguito dei moti che portarono alla effimera Repubblica Romana, il Papa Pio IX, che oggi è santo, si rifugiò a Gaeta. Lì, non avendo apparentemente altre preoccupazioni, si concentrò sulla necessità di stabilire il dogma della Immacolata Concezione. Per questo organizzò una specie di referendum tra tutti i vescovi e, in base alle risposte, il dogma, cioè una verità assoluta di fede, fu democraticamente approvato a maggioranza. Dal 1854, se non ci si crede, si va all'inferno. L'ultimo tocca anche un po' di attualità. Si chiama che ogni cosa è democraticamente possibile. C'è un piccolo aneddoto storico. Nel 1949 Kurt Gödel, residente a Princeton insieme ad altri scienziati in fuga dalla Germania di Hitler, tra i quali c'era Albert Einstein, decise di chiedere la cittadinanza statunitense. Per questo era necessario recarsi davanti a un giudice e superare un piccolo esame che comportava, tra l'altro, la conoscenza della Costituzione degli Stati Uniti. Gödel studiò la Costituzione col massimo scrupolo, esaminando con la sua logica ferrea tutte le conseguenze delle disposizioni contenute. Il giorno prima dell'esame comunicò tutto eccitato al suo amico Einstein di aver trovato una incoerenza logica nella Costituzione e che non vedeva l'ora di parlarne col giudice per metterlo in guardia. Einstein ne fu molto preoccupato e, temendo l'esito negativo, si offrì di accompagnare Kurt all'esame, raccomandandogli accoratamente di non fare assolutamente cenno della sua scoperta. Ma lo spirito logico e polemico ebbe il sopravvento e Kurt iniziò il colloquio col giudice proprio con l'argomento proibito. Fortunatamente il giudice era un uomo di spirito e, forse anche lusingato dalla presenza di Einstein, non si oppose alla concessione della cittadinanza. Ma cosa aveva scoperto Gödel? Semplicemente il paradosso della democrazia. La Costituzione non proibiva l'elezione di un dittatore, altrimenti non sarebbe stata democratica. Ma permettere l'elezione di un dittatore costituiva comunque una violazione della democrazia. Sembra una questione di poco rilievo pratico, finché non si riflette sul fatto che Hitler era arrivato al potere a seguito di regolari votazioni. Curiosamente, nel suo primo discorso, e proprio a proposito della sua elezione, il nuovo presidente ha ammesso che gli Stati Uniti sono un paese dove ogni cosa è possibile. Grazie a tutti. Sentiamo un breve intervento di Cristina Prua De Angeli. Domani farà un intervento più lungo, ma adesso un intervento breve. Brevissimo, ecco. Mi ha colpito molto l'intervento del poeta di San Pietroburgo, Alexander Kushner,
quando oggi ha detto bisogna imparare a scrivere in tempo di democrazia, così come i nostri predecessori, artisti e poeti e grandi scrittori, erano riusciti a scrivere capolavori in tempo di dittatura. Evidentemente non è una questione da poco. Scrivere ai tempi della democrazia, forse lui intendeva dire scrivere ai tempi in cui, diciamo così, l'indifferenza verso la cultura e verso l'arte sono, diciamo così, evidenti talvolta. E quindi trovare il modo di scrivere e di comunicare in qualche modo attraverso, oltre a questa indifferenza. Anche Zanussi ha detto una cosa importante. Ha detto in Polonia, quasi tutti erano aristocratici perché non era una questione, diciamo così, di titolo, ma concerneva una sfera privata e quindi nessuno usava in pubblico dichiararsi aristocratico, era una questione che rimaneva nella sfera del privato. Ecco, questa piccola nota mi ha colpito perché in un'epoca in cui, diciamo così, la volgarità è ostentata, e anche l'indifferenza è un modo della volgarità, queste questioni di valore che ci sono state insegnate, che noi abbiamo imparato e che noi pratichiamo attraverso la nostra esperienza di arte e di cultura, sono, diciamo così, delle cose preziose oggi, cose preziose che vanno valorizzate, che vanno conservate, che vanno diffuse. E quindi mi trovo assolutamente d'accordo con Ahmed Rafat, con quanto ha detto nei suoi interventi, e cioè che c'è una questione di memoria che va salvaguardata e non c'è da vergognarsi o da nascondere ciò che noi abbiamo ricevuto dalla nostra civiltà, dalla nostra cultura, dalla nostra arte. E in Italia questo è ancora più forte, questa esigenza. Verdiglione ha fatto un'introduzione veramente molto bella, perché ha posto il quesito se la democrazia si scriva nell'infinito attuale oppure nell'infinito potenziale. Se la democrazia si scrive nell'infinito potenziale, e cioè diviene un modo per gestire l'economia della morte, l'economia del negativo, allora è un modo per tenere tutti in pericolo e per tenere tutti sotto la paura. E in questo modo lui ci dà qualche indicazione su questo altro modo della democrazia. E abbiamo appunto imparato durante questo dibattito che questo termine, che sembra così acquisito, invece riserva delle sorprese e che forse va reinventato e analizzato e ricercato in altro modo, e al di fuori, diciamo così, di quello che viene chiamato il sistema, il discorso occidentale. I contributi sono stati molto importanti dei nostri relatori e mi sembra che un dibattito si sia avviato e per ciascuno una riflessione.
E questo mi sembra di buon auspicio per ciascuno di noi, che ha sempre molto da imparare. E che forse anche ha da imparare questa tolleranza, che non è appunto la tolleranza degli altri, ma c'è questo altro che non è appunto rappresentabile dagli altri e rispetto a cui, diciamo, la questione non è quella di tollerare, sopportare, respingere, combattere, ma è un altro che non sta dinanzi a noi come amico e come nemico. E questo pone questioni differenti rispetto, diciamo così, al luogo comune. Ecco, per stasera mi pare lì. Poi riprendiamo così, domani, sì. Bene. C'è la gallerista? La gallerista? Non si trova la gallerista? Parla russo o parla italiano? No, parla in russo, però c'è il testo in italiano. Ah, tradotto. Ah, lo leggo io. No, no, professore. Cosa succede? Виктор Ерофеев. Вот я согласен с тем, что говорила Кристина. Мне кажется, что в сущности мы делаем такой перекос в сторону критики демократии, несмотря на то, что я сам готов с большим удовольствием ее покритиковать. Просто действительно, когда есть воздух, то мы недовольны этим воздухом, потому что нам кажется, что может быть лучше воздух. Но когда этот воздух отнимают, мы понимаем, что без этого нельзя жить. Здесь вот такой довольно подлый принцип человеческой природы. Действительно, демократия имеет огромное количество несовершенства. Особенно, я бы сказал, это видно нам с точки зрения культуры. И верно, что во многих случаях демократия и культура очень трудно совмещаются. Даже, можно сказать, находятся на разных сторонах одного и того же исторического движения, примерно так же, как и рынок и искусство. Мы попадаем в сложное положение, а мы привыкли все-таки решать вопросы довольно просто. То есть мы говорим этому да, этому нет. А здесь надо говорить несколько да и несколько нет. Мне кажется, что вот Армандо очень серьезно затронул тему в этот раз
демократия. В прошлый раз мы говорили о свободе, и действительно свобода – это то, что мы готовы принимать, из эти понятия, с которыми мы готовы играть. В то же время как демократия – это уже не просто понятие, это способ и система существования человека. И мы понимаем, что она не соглашается часто ни с природой человека, ни с нашими потенциями, возможностями творческими, ни с христианством, ни с другими религиями. Это какой-то постоянный компромисс. Это постоянный компромисс, который имеет хорошие стороны компромисса, то есть понимание друг друга, и плохую слабость. Действительно, придя в 21 век, мы понимаем, что человек ничего лучшего не изобрел. Мы идем дальше по пути демократии, если брать западный мир, теряя, расплачиваясь и теряя огромное количество ценностей. Мы теряем искусство, мы теряем вообще возможность вот так вот встречаться, потому что, собственно, демократии такие встречи, видимо, не нужны. Они нужны культуре. Мы теряем эстетические возможности даже у каждодневного существования, потому что падает уровень вообще эстетического окружения нашего. Нам становится все беднее и беднее жить. Нас не удовлетворяет дизайн, нас не удовлетворяет то, что существует. Но зато при этом мы сохраняем некоторую иллюзию демократии. Мне кажется, что вот здесь, на этой вилле, мы исходим вот из какого принципа. Действительно, та интеллигенция мировая, которая собирается, она готова была бы предложить свои решения по поводу демократии. То есть, в принципе, нам не хватает такого энергетического, интеллектуального центра, который бы мог работать со сложными идеями. Здесь мы на вилле это фиксируем. Поэтому, мне кажется, уже то, что мы понимаем, что демократия – это не простое, а сложное, часто противоречивое и несовершенное явление, это уже заслуга того, что мы здесь собрались. Мы должны, наверное, еще раз договориться о том, что нет простых решений, связанных с существованием человека. Как человеческая природа непроста, так и непросты демократические решения. Но сам факт того, что мы обсуждаем это, мне кажется, очень положительным фактом. И раз мы подходим к выводу, что демократия – это не просто, это очень сложно для нашего интеллектуального восприятия и для наших интеллектуальных претензий, значит, мы уедем отсюда, с этой виллы, обогащенные этим новым знанием. А за это, я думаю, мы должны сказать и хозяевам спасибо, и друг другу спасибо. Мы договорились о том, что все это так ужасно, что даже стало интересно. Спасибо. Quindi quello che dice Victor, l'ipotesi di democrazia sorge dal malinteso e non dall'intesa. Sì. No, Giuseppe Di Costanzo, io domani bisogna fare un intervento più lungo, non adesso così, 3 minuti. Adesso sarebbe troppo sacrificato, secondo me, come prima volta in cui viene, cioè. Allora, noi adesso abbiamo questa cosa. Saremmo dovuti andare subito alla mostra, ma siccome diluvia, allora faremmo un bagno italiano, diciamo, non turco, italiano. Allora, quindi noi andiamo verso il Borges Café, passando attraverso le sale, e arriviamo al Borges Café, dove c'è una storica dell'arte che legge, che ha un testo in italiano, può essere distribuito,
lo legge, sì, e riguarda proprio questa mostra. E subito dopo però andiamo a cena, dove c'è un quartetto della Scala. Ok? Domani mattina incominciamo veramente puntuali. Dopo la cena, invece, magari non piove più, e scendiamo a vedere la mostra. Se invece piove, scendiamo a gruppi, un po' per volta, attraverso il giardino d'inverno. Abbiamo anche qui il giardino d'inverno, quindi si scende attraverso il giardino d'inverno. Va bene, grazie.